Salve a tutti gente, benvenuti su Valfair Games. Sì ragazzi, avete capito bene, Valfair Games. Allora, eravamo arrivati che dovevamo trovare i magneti ad alta potenza per creare i quattro attuatori motori per Liberty Prime della confraternita. Allora, io ho recuperato una buona parte di questi magneti, perlomeno uno, perché era l'unico che effettivamente c'era richiesto di dover andare a prendere. E ora farò piazza pulita qui per solamente per prendere, ragazzi, materiali utili. Tappeto. Ok, che strano. Quindi farò un po' di piazza pulita. Prenderò tutto quello che trovo, o che perlomeno presumo possa essere utile, come stoffa, legno, acciaio e gomma. E vediamo. Ok, teoricamente già me li fa creare. Sì ragazzi, forse già li possiamo creare. Ne dobbiamo creare esattamente 4, ragazzi. 1, 2, 3 e 4. Fine. E ora non so se glieli dobbiamo portare fino a lì, ragazzi, o li dobbiamo solo costruire. Un momento. No, li dobbiamo solo costruire qui, così e basta. Li lasciamo tranquillamente lì. E andiamo a parlare con il censore Ingram. Hai usato un mitragliatore a canne rotante? Già usato. Censore. I quattro attuatori sono pronti. Ottimo lavoro. Come da programma. Ho riattivato le funzioni base di Prime. È pronto a partire. In effetti è difficile spiegare al sistema come mai non può muoversi al momento. Non appena i miei scribi avranno montato gli attuatori, non ci vorrà molto per installare le braccia e le gambe. Questo ci porta a parlare del tuo prossimo compito. Non ci vorrà molto prima che Prime possa camminare e parlare, ma gli manca ancora un ultimo, importante elemento. Le sue testate nucleari. Senza di esse, il suo potenziale offensivo risulta notevolmente ridotto. Farò un salto al Super Duper Marte e te ne prenderò qualcuna. Che simpatia. Vorrei che fosse così semplice. L'alloggiamento per le bombe di Prime è stato fatto per bombe nucleari Mark 28, le stesse sganciate durante la Grande Guerra. Il Commonwealth era una delle basi principali per le forze aeree militari. Così pensavamo che non avremmo avuto problemi a trovarle. Ma dal nostro arrivo, le nostre squadre di ricerca non sono ancora riuscite a localizzare una sola bomba. È un bel problema. Senza un carico completo di testate, Prime non avrà la potenza di fuoco necessaria per attaccare l'istituto. Fantastico. Aspetta un secondo. Però non è ancora detta l'ultima parola. Il censore Quinlan ha trovato dei registri riguardanti un'installazione militare che veniva usata come deposito per le armi nucleari. È molto probabile che tra queste ci fosse anche una scorta di Mark 28. L'unico problema è che l'installazione si trova da qualche parte nel Mare Splendente. Andrò immediatamente lì. Stavamo giusto per chiedertelo. Sarà la tua prossima missione. Lo scriba Aelin ha creato un punto di collegamento al confine con il Mare Splendente. Ti suggerisco di andare lì prima e di stabilire un protocollo di segnale con lei, in modo da evacuare le testate una volta che le avrai localizzate. Al tuo ritorno dovremo essere pronti a risvegliare Prime. Buona fortuna, cavaliere. Ok, ragazzi. C'è un bel po' di strada da fare, quindi parla con lo scriba Aelin. Al Mare Splendente, quindi... proprio qui, ok. Ci andiamo dal confine. Ok ragazzi, e così avremo procurato le bombe che anche da Fallout 3 questo Liberty Prime usava. Lanciava bombe atomiche come se fossero semplici granate, perché è un robot che, come state vedendo ragazzi, ha delle dimensioni alquanto titaniche e un devastante potere distruttivo dovuto al... nell'ambito del campo di battaglia, ragazzi. Vieni a prenderne un po'. Ma che cosa? Non siamo soli. Ok, ragazzi, da qualche parte c'è un predone qua sul qua sopra, ma a me non mi preoccupa, perché non è mia intenzione doverci andare. Mia intenzione è dover proseguire nell'avventura. Ok. Lieta di rivederti, cavaliere. Torna indietro, cavaliere. Non hai ancora tutto l'equipaggiamento che ti serve. Hai un momento, scriva Aelin.
Lieta di rivederti, cavaliere. Ne hai fatta di strada dal nostro incontro alla stazione di polizia. Nel frattempo ci sparano, ragazzi. Grazie, Ilan. Spero che le cose lì vadano bene. Stiamo facendo del nostro meglio. Abbiamo subito qualche occasionale attacco da parte dei sintetici, ma finora siamo sempre riusciti a respingerli. Direi che il posto è stato messo in sicurezza, grazie all'aiuto dei rinforzi e al supporto aereo. Non mi sorprende. Dopotutto è in buone mani. Ti ringrazio. Tornando a noi, so che non hai molto tempo, dunque direi di andare dritti al punto. Ho incaricato i miei uomini di preparare l'equipaggiamento che ci servirà per localizzarti una volta che avrai trovato le bombe. Abbiamo impostato questo segnalatore di pericolo in modo che emetta una frequenza unica che possiamo captare. Dopo che avrai trovato le bombe, sistema il segnalatore a terra. Al resto penseremo noi. Quando avrai finito, fai il rapporto al sensore Ingram. Ok. Va bene. Se sopravvivo, vuoi dire? Non preoccuparti. Ho pensato a tutto. Ascolta, so che non è la prima volta che visiti il mare splendente, ma ricordati di tenere d'occhio il tuo contatore Geiger. Altrimenti le radiazioni finiranno per cuocerti dall'interno. Buona fortuna, cavaliere. Liberty Prime sta venendo bene. Non vedo l'ora che demolisca l'istituto. Ok, ragazzi. Andiamo. Sperando sempre, ragazzi, io lo spero proprio. Visto che qua vi ho già fatto vedere che i Deathclaw sono praticamente ovunque. A parte gli scorpioni radioattivi, anche loro sono praticamente ovunque. Ok, diciamo che ci hanno voluto provare a farci un po' di male, ragazzi. Ci hanno almeno provato, dai. Ok. Teoricamente non dovremmo neanche... Oh sì, a voglia se siamo lontani, ragazzi. A voglia. È un po' troppo, dalla caverna rocciosa per quanto vicina non ci possiamo andare, quindi ragazzi ci dobbiamo fare una lunga corsetta tra tanti pericoli, pazienza. Qui c'è una chiesa. La chiesa interrata, piena di ghoul. Lasciamoli stare finché se ne stanno lì. E noi possiamo proseguire tranquillamente. Quanti cazzo di scorpioni! C'è pure quello luminescente, ragazzi! Ok, un attimo ragazzi, io mi curo. Che sapete com'è. Va bene che facciamo danni esplosivi a ogni colpo. Ah, per carità, è una cosa troppo buona, ragazzi. Però non è che giochi tanto a favore, visto che fa male anche a noi sparare ravvicinato con quest'arma. Però il potenziale distruttivo, lo vedete, è veramente alto. Quello cos'è? Ragazzi, ho visto muoversi qualcosa, ma non ho capito cosa fosse. Mi metto al sicuro. Ah, scorpione radioattivo luminescente. Morto. Hai visto? Eccoti qua. Tutto qui. Ok, ragazzi, con questo potenziale distruttivo da uccidere con questa facilità gli scorpioni, non mi sorprende se con la stessa facilità uccidiamo i Deathclaw. Mi viene da pensare, quindi non so se vogliono spuntare fuori, che ben vengano. Siamo pronti ad accoglierli stavolta. Almeno combattiamo alla pari, diciamo. Ma guarda tu. Ecco, come vi dicevo, ragazzi, Deathclaw morto. Ce n'è qualcun altro? Volete farvi avanti? No? Visto? L'abbiamo ucciso. Sono anche curioso che esemplare era. Deathclaw Alpha, ragazzi, che è anche più potente del normale. Infatti ha pure gli occhi rossi.
bestie mutanti fastidiose. Un Eiebot qui. Eiebot dell'enclave, per dirla giusta. Ok ragazzi, non siamo molto lontani da dove dovevamo arrivare. Siamo vicinissimi. Pochi metri ancora e ci siamo. Scusate ragazzi, ogni tanto provo il tasto del mouse, il tasto sinistro, che mi prende in giro. Esattamente, mi ha tolto le parole di bocca, ragazzi. Ok, ed eccoci arrivati. Noi dobbiamo entrare esattamente lì, ragazzi. Ecco le bombe. Sono delle bombe come quelle lanciate dal Fatman, ragazzi, solo una versione più grande e pesante e devastante, ovviamente. Ok, entriamo. Un momento, mi posiziono meglio nella postazione. Ok. Anche perché prima ho potuto sostituire la sedia finalmente. Allora ragazzi, dobbiamo andare a scendere. Perché non l'ha aperta? No, non la apre, strano. Vabbè ragazzi, allora noi tanto tranquillamente proseguiamo. Anche perché dobbiamo scendere e arrivare da qualche parte. Ci sono un po' di ghoul in giro. Me lo dovevo aspettare che questo posto fosse pieno di ghoul, o perlomeno me lo dovevo ricordare. Sale? No, io volevo scendere. Da mannaggia ragazzi, ho fatto un errore. Non sapevo che si andasse a salire. Qui cosa c'è? Uno scheletro pure sull'armadio. Vabbè, torniamo giù. Io volevo scendere, non salire. Abbiamo ucciso uno scheletro, ragazzi. Ovvero, abbiamo ucciso un morto. Molti ratti talpa morti in giro, e anche belli grossi, ragazzi. Tranne uno. Figli dell'atomo, fino a qui sono arrivati. Si sono spinti veramente oltre per arrivare fin qui. Madre del branco leggendaria, alla faccia. Ah no, di qua è chiuso, e allora dobbiamo fare per forza il giro da qui. E vabbè. Con massima attenzione, ovviamente. Porca miseria, ragazzi, non me l'aspettavo tutti questi ghoul ferali qui vicino. Così vicini poi. Non me lo aspettavo, ve lo assicuro. Mannaggia. Un altro figlio dell'atomo. Insolito che i figli dell'atomo siano arrivati proprio fin qui, ragazzi.
Bene. Che di norma in un luogo del genere anche loro ci vanno, di norma, quindi è un pochino insolito trovarli qui. Qui è chiuso, però dobbiamo arrivare lì, quindi dobbiamo fare il giro, giustamente. Che escono come gli insetti dai muri. Un altro ratto talpa morto. Ok, ed eccoci finalmente dall'altro lato. Ok ragazzi, noi non so da quale delle due parti conviene che andiamo. Di dirsi addio. Ok ragazzi, non è di qua, questo è certo, perché è un posto chiuso. Allora dobbiamo andare a scendere ancora. E va bene, andiamo avanti di qui. Ed eccoci ragazzi, dovremmo essere nel posto giusto. Figlio dell'atomo vivo? Buongiorno. Tu cosa ci fai? Sei sul suolo consacrato dell'atomo. Va tutto bene. Sono anch'io un figlio dell'atomo. Faccio parte di una chiesa su a nord, il Nucleus, vicino alla città di Far Harbor. Far Harbor? Hai visto il sacro velo dell'atomo? Il tuo è stato un lungo viaggio. Chiedo scusa. Mai vorrei interrompere il tuo pellegrinaggio. Prendi e preparati a entrare nel suo sacrario. Segui la luce dello splendore. Essa ti guiderà dalle reliquie. Possa il fulgore dell'atomo riscaldare la tua anima. Grazie. Ok ragazzi, almeno non ci ha costretto a doverlo far fuori. Dove si deve usare però? Cioè, io dovremmo andare lì, ma non capisco in quale terminale. Forse questo, ecco. Ok, e possiamo scendere ragazzi per proseguire. Entriamo. Attenzione a dove metti i piedi, potresti diventare come me. Ok ragazzi, un intero magazzino pieno di bombe, come potete vedere. Ora dovremmo uscire di qui, presumo. Sì, dobbiamo tornare dal censore Ingram. E come ci andiamo? Semplice ragazzi, con l'ascensore. Però io qui me lo ricordo bene ragazzi, quando scende l'ascensore, a parte non mettetevi mai qui dove sono io, fate attenzione al ghoul splendente che ci sta su, che vi farà tanto male quando scende giù. Sparte leggendario ragazzi, quindi il destino ce l'ha con noi, o diciamo che ce l'ha con lui, visto che almeno rompendogli le gambe non si può muovere e resta completamente alla nostra mercé, cioè possiamo scegliere noi cosa fargli. Detto questo, saliamo e andiamocene via da questo postaccio. Così possiamo proseguire ragazzi. Ora teoricamente noi dobbiamo tornare al censore Ingram. Digli che abbiamo trovato le bombe. Liberty Prime dovrebbe essere pronto e dovremmo teoricamente poi poter arrivare di nuovo ragazzi a parlare, perché non l'abbiamo fatto ahimè, con una scienziata dell'istituto al quale dovevamo parlare per proseguire in una missione. Una missione nel quale ci troveremo a scegliere se continuare con l'istituto e tradire la confraternita d'acciaio, o tradire l'istituto e schierarci nuovamente con la confraternita, cosa per il quale noi dobbiamo fare il finale, quindi mi pare ovvio che è quello che faremo.
Siamo quasi a livello 47, ragazzi, eh? Siamo a livello molto alto. Ok, andiamo. Se cerchi munizioni o modifiche per le armi, il censore Deegan può esserti d'aiuto. Censore Ingram? Sembra che le Mark 28 facciano proprio al caso nostro. È stata una bella scoperta. Lavorerò con la tua squadra per assicurarmi che le bombe rimangano stabili una volta caricate su Prime. Non dovrebbe essere troppo difficile. Dottoressa Lee, devo ammettere che non ce l'avremmo fatta senza di te. È ancora presto per festeggiare, censore Ingram. Non abbiamo ancora azionato Liberty Prime. Spero che con tutto il lavoro fatto i suoi sistemi rimangano stabili. Ho piena fiducia nelle capacità di tutti i presenti. Ti ringrazio. Censore, tutti i dati sono a posto. Direi che è arrivato il momento di attivare il trasferimento di corrente. A te l'onore. Dopotutto, senza il tuo aiuto staremo ancora a fissare un mucchio di ferraglia. Sarebbe meglio se a farlo fosse un tecnico esperto. Ma credo che te lo meriti. Comportati bene. Ok, ragazzi. Non è la mia specialità. Liberty Prime. Riattivato. Ok, direi di eseguire un controllo diagnostico di base. Comando diagnostica, accettato. Diamogli un attimo, deve abituarsi alla sua nuova configurazione. Modulo vocale, attivato. Test funzionalità audio, avviato. Nome, Liberty Prime Mark 2. Missione. Liberare Anchorage, Alaska. Obiettivi primari: tutti gli invasori, comunisti, cinesi. Passiamo ora a un'analisi del sistema e a verificare se è pronto a combattere. Analisi completa. Sistemi Liberty Prime. Tutti i sistemi nella norma. Armi pronte. Attenzione, carico nucleare esaurito. Ricaricare. Attenzione, nucleo d'energia disattivato. Alimentazione esterna in uso. Si consiglia di riavviare il nucleo. Capacità di respingere gli invasori comunisti cinesi. Compromessa. Da qui mi sembra tutto a posto. Dottoressa? Ti dispiacerebbe tenerlo d'occhio? Liberty Prime sembra in gran forma. Devo ammettere che avevo qualche dubbio. Con lui dalla nostra parte, l'istituto è spacciato. Sono perfettamente d'accordo. Prima di passare al tuo prossimo incarico, ho qualcosa per te. È qualcosa che ho fatto io personalmente. Dovrebbe dare un po' di potenza in più alla tua armatura atomica. Una modifica per armatura atomica, ragazzi, però è per la T-60 e noi non la useremo. Sì, dovrebbe. Si dice grazie. Ora però faresti meglio a dirigerti alla svelta sul Pridwen. L'anziano Maxon voleva parlarti dopo aver finito qui. Grazie, cavaliere. Senza di te niente di tutto questo sarebbe stato possibile. Ok, ragazzi. Nuovo livello, addirittura, ragazzi. Siamo saliti ulteriormente di livello. E io, ragazzi, aumenterò momentaneamente, perché da qui ci servirà artiglieria pesante, ragazzi. Ecco. E andiamo a parlare sul Pridwen con l'anziano. Vediamo che cosa vuole da noi, che ci rompe le scatole mentre lavoriamo per lui. A quanto pare sai il fatto tuo. I primi tempi insieme avevo i miei dubbi. Grazie, anche tu non sei male. In effetti si lamentano in pochi. Di questi tempi è raro trovare qualcuno che non accetti passivamente la situazione. Troppe brave persone che non vogliono sporcarsi le mani e troppi stronzi che invece se ne approfittano. Guarda cos'è successo a Diamond City. Prima di McDonagh era un posto decente, un po' più rigoroso rispetto a come sono abituato, ma non così terribile. Pensavo che io e lui avessimo avuto un'infanzia felice. Ma poi ha deciso di farsi eleggere con la sua crociata anti-Ghoul, l'umanità per McDonagh. E in un attimo vedi queste famiglie con figli allontanare individui che prima chiamavano vicini e sbatterli tra le rovine.
come hanno potuto fare una cosa simile? C'è sempre stato un abisso tra la gente che abita sugli spalti e quella che vive sul campo. McDonagh ci ha marciato perché pensava che un numero sufficiente di stronzi degli spalti superiori l'avrebbe votato. E aveva ragione. Ricordo di essermi precipitato nel suo ufficio sopra gli spalti dopo il discorso inaugurale. Se ne stava lì, a guardare fuori dalla finestra. Osservava la città che si abbatteva sui Ghoul. Senza neanche girarsi, mi disse: «Ce l'ho fatta, John. Finalmente è mia». Avrei voluto ucciderlo subito, ma poi ho pensato che non sarebbe cambiato niente. Provai a ragionarci. Lo implorai di ritirare tutto. Disse che non poteva, che non aveva niente contro i Ghoul. Stava facendo solo la volontà del popolo e non poteva tradire gli elettori. Poi sorrise. Una smorfia abominevole che ricordo come fosse ieri. Da bambino non aveva mai sorriso così. Non lo riconoscevo più. Ha ucciso quei Ghoul. Lui e quella città di merda. Non ero ancora un Ghoul, perciò non dovevo andarmene. Ma dopo quell'episodio non potevo più stare in quello schifo di posto. Per anni ho fatto tappa a Good Neighbor per procurarmi le droghe e conoscevo le vie più sicure. Riuscii a rintracciare un paio di famiglie e a condurle laggiù, ma non riuscivano ad abituarsi allo stile di vita di Good Neighbor. Gli procuravo cibo per un paio di settimane, ma dopo un po' sparivano. Quelli a Diamond City avevano firmato la loro condanna a morte e tutta la brava gente se ne stava lì a guardare senza fare niente. Sentivo di essere l'unico a vedere l'autentico degrado della situazione e non potevo far finta di niente. Mi sento ancora così. O forse no. Finché non ho incontrato te. So di essere un chiacchierone, ma avere qualcuno che vede il mondo per quello che è e che vuol fare qualcosa significa molto per me. Mi sento molto fortunato ad avere la tua amicizia. Allora, ragazzi, teoricamente noi possiamo anche flirtare per avere storie d'amore con i compagni, quelle volte che a forza di fare cose che gli piacciono loro ci parlano. Io mi sento esattamente come cerco di essergli solo amico, ovviamente. Finora è stata un'avventura incredibile e adesso ci aspetta una lunga strada costellata di proiettili esplosi. Beh, grazie per avermi ascoltato. Forse non ti aspettavi una lezione di storia, vero? Vogliamo partire? Ok, andiamo a parlare con l'anziano Maxon. Se trovi documentazione. Eccolo lì. C'è qualcosa che vuoi dirmi, cavaliere? Non mi piace il tuo tono, appunto. Non mi piace il tono con cui me lo stai chiedendo. E a me non piace essere tradito dai miei stessi soldati. Il censore Quinlan ha finito di decifrare i dati che hai recuperato dall'istituto. Tra le cose che ha trovato, c'è anche una lista di sintetici spariti o fuggiti dal loro complesso sotterraneo. Dopo aver analizzato attentamente le informazioni, abbiamo fatto una scoperta incredibile. Il profilo del paladino Dancer corrisponde perfettamente a uno dei sintetici presenti su quella lista. È impossibile. Purtroppo è così. Le prove sono schiaccianti. I dati che hai recuperato includevano il DNA di ogni soggetto. Abbiamo anche noi un file con le stesse informazioni per tutti i nostri soldati. Il DNA del paladino Dance corrisponde perfettamente a quello del sintetico che loro chiamano M797. Come se non bastasse, è sparito senza lasciare tracce. La sua improvvisa sparizione rafforza la nostra ipotesi che M797 e il paladino Dance sono la stessa persona. Mi risulta difficile credere che non si sia mai confidato con te e che non ti abbia chiesto di non dire niente a nessuno. Ma, veramente non è mai stato con noi, quindi... Se me ne avesse parlato, te lo avrei riferito immediatamente. A quanto pare mi sono sbagliato sul tuo conto. Voglio crederti. Tuttavia, ciò non ti solleva dal tuo compito. Dance è un sintetico. Rappresenta tutto ciò che odiamo. Un orrore tecnologico. La nostra missione nel Commonwealth è una sola. Distruggere l'istituto e le sue creazioni per preservare il nostro futuro. Questo mi pone di fronte all'ordine più difficile che abbia mai dato. Ti ordino di rintracciare Dance e di ucciderlo. Non ho intenzione di farlo.
Prima sentiamo cosa da dire. Se vuoi Dance morto, ucciditelo da te. Non ho chiesto il tuo parere. Fallo e basta. È un ordine, cavaliere. Obbedisci senza discutere. Ascolta, so bene che Dance è stato il tuo mentore e che questo è un difficile fardello da portare. Ma se vogliamo rimanere forti, non possiamo permetterci di fare eccezioni. Anche se ciò significa uccidere uno dei nostri. Trova il censore Quinlan. Sta analizzando i dati e dovrebbe essere in grado di dirti da dove cominciare. Ah, cavaliere, ti attende una promozione se eseguirai questi ordini. Dunque vedi di non deludermi. Puoi andare. Capito, ragazzi? Perché vi dicevo che la confraternita c'hai un modo di ragionare completamente quadrato. Cioè, hanno la testa quadrata, non ragionano al di fuori di uccidi, 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 fine. Se è qualcosa per il quale loro stanno combattendo contro, quindi non c'è alternativa. Attenzione, la squadra Ferrum si presenti subito a rapporto. Squadra, oh, un gatto, Ferrum, ragazzi, che rapporto. Carino. Un gattino. Ah, cavaliere, ti stavo aspettando. Mi dispiace per Dance. Non ho voglia di parlarne. Capisco, procediamo con i tuoi ordini dunque. Stavo dando un'occhiata ai rapporti di Dance, ma purtroppo non sono riuscito a trovare informazioni concrete. Come ben sai, Dance conosce a fondo il Commonwealth e temo che possa essersi nascosto ovunque. Suggerisco di individuare ogni luogo che ha visitato in vita sua ed eliminare tutte le possibilità una per una. Accomodati pure, potrebbe volerci un po'. Cosa cazzo è questa storia che Dance sarebbe un sintetico? A giudicare dal tuo livore, mi pare di capire che tu nutra dei dubbi sull'identità di Dance. Posso assicurarti che le mie informazioni sono esatte, scriba. Dunque lui incastra Dance e tu lo fai fuori, non è così? Come lo sai? Non ci sono segreti nella confraternita. Maxon ci ha chiesto di rintracciare il paladino Dance e di comunicargli immediatamente la sua posizione una volta trovato. Questo può voler dire solo che sei qui per dargli la caccia. Gli ordini sono ordini. Gli ordini sono ordini? È tutto quello che hai da dire? Non riesco a credere che tu possa voltargli le spalle in questo modo dopo tutto quello che il paladino Dance ha fatto per te. Si è trattato chiaramente di un errore. Dobbiamo andare in fondo a questa faccenda. Scriva Aelin, non è questo il modo di rivolgersi al tuo superiore. Mostra il dovuto rispetto, o dovrò incriminarti per insubordinazione. Ora, a meno che tu non abbia delle informazioni che possono tornarci utili, ti suggerisco di tornare immediatamente alla stazione di polizia. Va bene. Le mie scuse, censore. Credo di avere delle informazioni importanti. Molto bene. Ti dispiacerebbe dunque illuminarci, sempre che per te non sia di troppo disturbo. Cavaliere, se vuoi seguirmi sul ponte di volo, vorrei mostrarti le informazioni che ho raccolto. Ho memorizzato i dati nel computer del mio Vertibird. Arrivati a questo punto, qualsiasi aiuto è ben accetto. Ottimo. Vai, cavaliere. Io proseguirò le mie ricerche qui. Da questa parte, prego. Ehi, ehi, ragazzi. Uccidere Dance, che è stato nostro amico, ci ha reclutati, ci ha spiegato un po' il funzionamento della confraternita, i loro ideali e così via. È un po' brutto, un po' brutto. Seguiamo lo scriba Aelin, vediamo dove ci porta. No, cazzo. Ok, scusate ragazzi, ero caduto di fuori. Si sente miagolare ogni tanto, ragazzi, il gattino. Scriva? Da questa parte. Sì, se cammini, però, sai com'è? Non è che fai male. Hai davvero intenzione di uccidere il paladino Dance? Tu dovresti dirmi dove è diretto Dance, no? Sì, e prometto che lo farò. Ma prima voglio che ascolti quello che ho da dirti. Conosco il paladino Dance da quando era un iniziato. Mi ha addestrata
insegnandomi tutto ciò che c'era da sapere. E quando fallivo mi diceva sempre di rialzarmi e andare avanti. Si è guadagnato la mia ammirazione, il mio rispetto e la mia amicizia. Non mi importa quello che c'è scritto sul rapporto di Quinlan. Non mi importa se è o no una macchina. Per me resta sempre Dance. Perché mi stai dicendo tutto questo? Qualcuno doveva farlo prima che tu vada là fuori ed esegua ciecamente gli ordini di Maxum. Dance è la persona più altruista che abbia mai conosciuto. L'ho visto rischiare la vita spesso e volentieri solo per difendere i propri principi. Come membro della confraternita, ma soprattutto come essere umano, ti chiedo di dargli la possibilità di raccontarci la sua versione dei fatti. Se quello che dice non ti convince, o se per qualche motivo ci ha traditi, allora farai quello che devi fare. Finalmente qualcuno che ragiona su questa nave. D'accordo, sentirò cosa da dire. Non chiedo altro. Sono sicura che, quando arriverà il momento, saprai prendere la decisione giusta. Prima dell'arrivo del Pridwen, Dance mi aveva chiesto di cercare un rifugio nel caso in cui fossimo stati costretti ad abbandonare la stazione di polizia. La scelta era caduta sul punto d'ascolto Bravo, un vecchio avamposto prebellico dell'esercito americano al confine settentrionale del Commonwealth. È un luogo isolato. Siamo gli unici a conoscerlo, dunque è molto probabile che si sia diretto lì. Fa attenzione. Non so quale sia il suo stato mentale attuale, né se si fidi o meno di noi. Ok ragazzi, ora questa missione ha solo due modi di concludersi: o andiamo lì e lo uccidiamo, o andiamo lì, gli parliamo e lo abbandoniamo lasciandolo alle sue scelte e non lo uccidiamo. Se lo uccidiamo prendiamo una promozione e l'armatura atomica T-60 del paladino Dance, che è un'armatura atomica potenziata sino al grado F, quindi al massimo potenziamento possibile. Se no, possiamo anche evitare, perché tanto noi abbiamo la X-01 che è 30 volte più potente, ragazzi, è l'armatura atomica definitiva, quindi non ci interessa prendere l'armatura atomica di Dance, e lo possiamo lasciare tranquillamente, però intanto andiamo a vedere che cosa ci dice. Allora ragazzi, la missione ci dice di andare esattamente qui, punto di ascolto Bravo. Ora accendiamo subito e vediamo che ci dicono. Giustamente delle difese. Ok ragazzi, dobbiamo scendere, però dobbiamo usare il terminale per attivare l'ascensore. E scendiamo. Se voi andate in questo luogo, ragazzi, perché ci potete andare anche senza avere questa missione, quello che trovate scendendo sotto non è altro che uno Yaoguai intrappolato all'interno della base, che teoricamente a livello a cui siamo noi dovrebbe essere uno Yaoguai leggendario. Invece in questo caso non troviamo lo Yaoguai, ma i robot che Dance ha attivato per difendersi in caso di attacco, e una torretta pure. E niente di più. Però tranquilli ragazzi, Dance non ha cattive intenzioni, non vi aggredirà. Io mi curo un momento, scusate. Con la nuca, con la Quantum che mi rifulla tutta la vita, e posso andare, ok. Scusa. Non mi sorprende che Maxon abbia mandato te. Ha sempre fatto fare agli altri il lavoro sporco. Perché non mi hai detto la verità, Dance? Lo avrei fatto, se l'avessi saputa. Prima che Quinlan decifrasse quella lista, credevo che i sintetici fossero il nostro nemico. Non avrei mai pensato di essere uno di loro. E se non fosse stato per Aelin, a quest'ora non staremmo neanche qui a parlare. Quali sono i tuoi ordini? Maxon ha deciso di concedermi la grazia. No. Ma spero ci sia un'altra soluzione. Non dire sciocchezze. Ascolta, so che questa situazione non è affatto facile per te. Avrei preferito che Maxon avesse mandato qualcun altro al tuo posto. Ma questo non cambia la sostanza. Sono un sintetico,
E ciò significa che devo essere distrutto. Disobbedendo ai tuoi ordini, non solo tradirai Maxon, ma anche la confraternita d'acciaio e tutto ciò che rappresenta. Non ci si può fidare dei sintetici. Le macchine non sono costruite per prendere decisioni autonome. Vanno controllate. L'abuso della tecnologia ha messo il mondo in ginocchio e portato l'umanità a un passo dall'estinzione. Devo essere la regola, non l'eccezione. L'empatia che stai dimostrando verso di me. La gente di Fattoria Re è molto scontenta. Se le cose non migliorano potresti perdere il controllo. Ragazzi, qualche insediamento sotto attacco che non abbiamo potuto aiutare perché stiamo facendo le missioni principali, capita. Ma ormai ho deciso. Sono pronto ad accettare le conseguenze della mia vera identità. Maxon ti ha ordinato di uccidermi. E che io sia dannato se ti impedirò di farlo. No. Non lo farò, Dance. Non posso credere che tu voglia rischiare la vita per salvarmi. Perché lo fai? Maxon si sbaglia. Scelta da codardi, perdere un amico. Ho già perso la mia famiglia. Non voglio perdere anche un amico. Hai ragione. Come ho fatto a essere così cieco? Devo pensare alle conseguenze che potrebbe avere la mia morte sulle persone a me care. Come te e Aelin. Ora che mi hai aperto gli occhi, posso finalmente pensare a cosa fare. Qualunque cosa tu decida di fare, ti guarderò le spalle. Grazie, ma devo andare per la mia strada. L'unica cosa che posso fare è lasciare il Commonwealth. Prima raggiungo il confine e prima potrò lasciarmi questa storia alle spalle. Prendi le mie holo medagliette. Serviranno a dimostrare che la tua missione è stata un successo, altrimenti Maxon manderà qualcun altro a cercarmi. E ora muoviamoci e andiamo via di qui. Ok ragazzi, io ora qui prendo un po' delle cose che ci sono, ok, e me ne vado. L'abbiamo risparmiato ragazzi, è comunque un amico, anche se abbiamo scoperto essere un sintetico, è pur sempre un amico. Quindi non ha senso doverlo uccidere anche per la ricompensa della sua armatura, se abbiamo la X01 che è migliore, come vi dicevo prima. A Hancock è pure piaciuto il fatto che l'abbiamo risparmiato, nonostante lui odi più di noi i sintetici, perché io non è che li odio proprio tanto tanto, alcuni sì, alcuni no. Comunque, arrivato a questo punto, noi usciamo, ragazzi, e con il viaggio rapido ce ne torniamo. Come osi tradire la confraternita? È tutta colpa mia. Con te facciamo i conti dopo. Cavaliere, perché questo affare non è stato distrutto? Ordini ridicoli, non è un affare. Come ci hai trovati? Come hai fatto a trovarci? Quando ti ho chiesto di distruggere questa macchina, temevo che avresti esitato a eseguire i miei ordini. E ora che sono qui, sembra che i miei timori fossero fondati. Perché è ancora vivo? Che cosa ti ha detto per convincerti a tradire la confraternita? Lui non è un affare. È uno dei tuoi uomini migliori. Ti ha dato di volta il cervello? Dance non è un uomo, è una macchina. Un automa creato dall'istituto. Non è nato dal grembo di una madre. È cresciuto tra le fredde pareti di un laboratorio. La carne è carne. E le macchine sono macchine. Sono due cose ben distinte. Sostituendosi a Dio, l'istituto ha preso la sacralità della vita umana e l'ha corrotta oltre misura. Come puoi dire questo di me? Dopo tutto quello che ho fatto per la confraternita, dopo tutto il sangue che ho versato in suo tu nome... Tu incarni ciò che odiamo più di ogni altra cosa. La tecnologia che si è spinta oltre. Guardati intorno, Dance. Guarda la terra bruciata e le ossa sparse per la zona contaminata. Milioni, forse miliardi di persone sono morte per colpa della scienza e dell'uomo che non è riuscito a controllarla. La chiamavano nuova frontiera, superare i limiti, ignorando completamente le conseguenze. Non ti rendi conto che sta succedendo la stessa cosa? Tu sei una singola bomba tra migliaia pronte a esplodere e a annientare ciò che resta dell'umanità. Dance condivide gli stessi ideali della confraternita. Non dire sciocchezze. Come fai a fidarti della parola di una macchina che si crede umana? Una macchina la cui memoria è stata cancellata e riprogrammata, la cui stessa anima è stata creata in laboratorio. Gli stessi principi etici per cui si batte non sono nemmeno i suoi. Gli sono stati impiantati artificialmente per farlo confondere nella società. È vero. Sono stato creato tra le fredde pareti di un laboratorio. E certi ricordi non sono i miei. Ma quando ho visto i miei fratelli morire davanti ai miei occhi, ho provato dolore. Quando ho sconfitto un nemico della confraternita, ho provato orgoglio. E quando ho sentito il tuo discorso, dove dicevi di voler salvare il Commonwealth, ho provato speranza. Non lo capisci, Arthur? Mi consideravo un essere umano.
Dal momento in cui sono stato accettato nella confraternita, non ho fatto niente per tradire la tua fiducia. E mai lo farò. Ormai è troppo tardi. Tu non saresti mai dovuto esistere. Sei una creazione dell'istituto. Non intendo discutere oltre. I miei ordini restano immutati. D'accordo. Abbiamo fatto del nostro meglio. Mi hai fatto capire che mi sbagliavo a vergognarmi della mia vera identità. E di questo ti sono grato. Qualunque sia la tua decisione, sappi che accetterò il mio destino senza alcun tipo di rancore nei tuoi confronti. Davvero commovente. Cavaliere, scegli. O uccidi Dance o lo farò io. Ragazzi, solamente perché ci è stato detto di fare il finale con la confraternita d'acciaio, lo giustizieremo. Per il bene della confraternita, deve morire. Ora sì che ragioni. Procedi pure, cavaliere. A Hancock non è piaciuto, però... Mi dispiace, Dance. Non... Prendi tutto quello che puoi. Ti guardo le spalle. Anziano. Hai fatto la cosa giusta, cavaliere. Qualcuno si è... Non avevo altra scelta. La confraternita viene prima di tutto. Che la tua devozione alla nostra causa sia d'esempio per tutti. Io me ne torno sul Pridwen, cavaliere. Prenditi il tempo necessario per i saluti e dopo raggiungimi lì. Abbiamo ancora un istituto di cui occuparci. Vabbè ragazzi, purtroppo o così o mi sa che forse non ne saremo neanche usciti vivi, perché tradire la confraternita, dobbiamo farne il finale, mandare tutto a puttane per una decisione del genere, purtroppo non ne valeva la pena ragazzi, perché c'era stato chiesto di unirci alla confraternita di acciaio e finire il gioco con essa, quindi mi dispiace, avrei voluto tanto mandarla a quel paese, però... Questo rientra nel discorso di la confraternita di acciaio ha una mentalità quadrata, ma non tutta la confraternita, solo chi la comanda. Come hai potuto frequentare così da vicino il paladino dei... Ok, dai, vediamo ora che cosa ci chiedono di fare. Ai tuoi ordini, anziano. Vederti in compagnia di una simile mostruosità. Mi deludi, fratello. Ai tuoi ordini, anziano. Lieto di rivederti, cavaliere. Mi fa piacere che quell'incidente al punto d'ascolto bravo non abbia intaccato il tuo spirito. Siamo sull'orlo di una guerra con l'istituto e non posso permettere che i miei uomini si lasciano distrarre dai sentimenti personali. Ovviamente, con la morte di Dance viene a mancare un anello della nostra catena di comando. Quel traditore ricopriva una carica molto importante. Sono sicuro che sarai un sostituto all'altezza. Il suo alloggio e tutti i suoi beni, compresa la sua armatura atomica personale, ora appartengono a te. Congratulazioni, paladino. Il cadavere è ancora caldo e già pensi a spartire il bottino. Le spoglie vanno al vincitore. Come membro della confraternita, dovresti imparare ad apprezzare questo sentimento. Ricordati che un paladino della confraternita è considerato un simbolo di integrità dai nostri fratelli e sorelle. Spero che non li deluderai. O che non deluderai me. Tornando a noi, dobbiamo ancora occuparci dell'istituto. Ci attende parecchio lavoro prima di poter lanciare il nostro attacco finale. Mentre diamo gli ultimi ritocchi a Liberty Prime, il capitano Kells ha individuato una potenziale minaccia per le nostre operazioni. Fai subito rapporto da lui per il tuo prossimo incarico. Ad Victoriam, paladino. Senza cuore proprio. Va bene. Ragazzi, solo vedo questa missione e poi finiamo qui, dai. Paladino, ora che la faccenda con Dance è stata risolta, possiamo tornare a occuparci dei preparativi di guerra. Quando vuoi, capitano. Bene. Ti attende un compito difficile, che richiederà la massima attenzione. Prima di attaccare l'istituto, dobbiamo occuparci di un'altra minaccia. I Railroad. Si tratta di un gruppo ristretto ma preparato che impiega sotterfugi e tattiche di guerriglia contro i loro nemici. Dalla nostra analisi tattica è emerso che potrebbero ostacolare o danneggiare le nostre operazioni. Non possiamo correre un simile rischio. Attaccandoli ora, dovremmo riuscire a infliggere il massimo dei danni alla loro organizzazione. Colpirli prima che possano colpire noi. Esattamente. Un momento, ragazzi. Si riformeranno da qualche altra parte.
Eccoti una lista dei 5 obiettivi che, secondo noi, potrebbero mettere seriamente in ginocchio la loro catena di comando. Qualcosa non va, Paladino? Stai sprecando il nostro tempo, soldato. Sveglia, soldato. Qualcosa non va, Paladino? Solo un momento, ragazzi. Mi è arrivata un'altra stramaledetta chiamata urgente. Attenzione, Paladino. Consideralo già fatto. Quindi scusate. Ora, prima che tu vada, il censore Ingram ha altri ordini per te. Secondo le nostre fonti, i Railroad hanno una macchina sperimentale nel loro quartier generale. La chiamano Predictive Analytic Machine, o PAM. La usano per eseguire complessi calcoli strategici che risultano essere molto più efficaci dei nostri. Se riuscissi a utilizzare questo olonastro per decifrare il sistema di sicurezza del terminale di PAM, l'unità sarebbe costretta a tornare al Pridwen. Sono sicura che potremmo utilizzare la potenza di calcolo di PAM per i nostri scopi. Altrimenti la distruggeremo. Non possiamo permettere che finisca nelle mani dell'istituto. Tenterò di riportare quella macchina qui tutta ad un pezzo. Bene. Sarebbe un vero peccato in caso contrario. Sono sicuro che farai tutto ciò che è necessario per portare a termine la missione. Quando ritieni che sia il momento, dirigiti alla Old North Church e mettiti in contatto con la nostra squadra d'assalto. Ti forniranno supporto per le demolizioni e tutto il potere di fuoco che ti serve per eliminare i Railroad. Ad Victoriam, Paladino. Ad Victoriam. Ok ragazzi, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un mi piace o un commento, iscrivetevi, altrimenti so dove abitate di casa, quindi aspettatevi una mia visita furiosa. Detto questo ragazzi, alla prossima.